Ecco cosa abbiamo trovato oggi. Guardate il video se volete vedere i ritrovamenti di oggi. Partono ora. Amici follower, ma soprattutto amici, ma soprattutto amici. Perché gli occhi chiusi? Perché sono contento di questa mattinata fresca, albeggiante. Siamo qua presto, molto presto, molto presto, ma solo per voi. Siamo venuti a cercare in questo campo, vediamo cosa dà oggi. Se dà buoni frutti. Ringraziamo tutti i nostri amici per esserci iscritti. Grazie, grazie di cuore. Siete in tantissimi che guardate anche i nostri video, però schiacciate e iscrivetevi, perché a noi serve tantissimo, a voi non costa veramente nulla. E ora andiamo alla caccia. Yes. Un primo segnale. Un segnale. Allora le do la, la badila. Mi badili a me. Mi tenga il pointer. Posso anche filmare. Oggi abbiamo cretta, eh. Sì. Faccio l'aria lì. Qui non c'è niente. Fuori, allora. E qui dentro. E qua. No, ancora qui. Ancora qui. Ancora lì. E lì. L'ho spostato. Sì. Quello lì. Ah, ecco qua. Vediamo un po' cos'è. Cos'è? Abracadabra. Un ramirino. Sì. Una mezza moneta. Una mezza monetina. Vedete che c'è qualcosa di scritto, però non si capisce. Prova a girare un attimo. Di qua ancora peggio, vedi. Vabbè, la teniamo tanto per vedere, per curiosità, cos'era. Perché adesso è a metà. Un 18, 19. Lì. Mi scavicchi, scavatore? Spostato, perché mi sa che è su quel pezzo lì. Cosa ci sarà mai? Cavallo. Cos'è? Volete cos'è? Vederlo? Sì. No, non ve lo faccio vedere. Da langui occhi, monetina. Sì. Cosa dici? Sei idea, una mezza spazzolatina? Guarda, mi hai tolto le parole di bocca. Me lo spazzoli, così intanto prendo la tua telecamera. Sì. Amici, cosa abbiamo trovato, socio? Tenuta benissimo. Una moneta di 5 centesimi di Vittorio Emanuele, 1800. Se mi metto gli occhiali. Aspetta che do una ripulita così al volo, vediamo se... Usi la scarpa, signore! Allora, 1895, sembra un 5, ma quindi... Ma che si vede? 1985, credo, 86, insomma. Dopo o 96. Prova a girare l'altra parte, vediamo la giornata. Op, Vittorione. Eccolo qua, il Vittorione. Ha trovato veramente bene. Bella! Sì, sì. Bel ritrovamento, socio, eh? Mettiamo nella nostra saccoccia, dopo aver trovato la mezza monetina, no? Sì. Mettiamo via la monetozza. E posso dire? Posso dirlo, socio? Può dirlo. Col pacchetto, 5 centesimi, bello, tenuto benissimo. Se c'è qualcuno altro. No, è questo qui. No, è una pulizia. Intanto, aspetta un secondo, sì. Intanto facciamo sì, vedere. Esatto, perché dopo aver chiesto il consenso al padrone del terreno, noi facciamo sempre questo. Questa è una cavolata. Beh, ascolta, lo teniamo. Dai, lo teniamo, vediamo poi se pulendolo. Sì, sì, hai una pietra che suona. Prova a vedere. Sì. Niente, è la pietra magica. Dove ci suonava perfino la pietra, ma noi abbiamo detto una pietra, abbiamo trovato, opla, la un po' stortina, ma una bella moneta che, se non è un liscione, adesso la puliamo. Vedete? Liscia, c'è poco niente scritto. Oh no! Sono due sillabe qua, dove l'ha detto. Vabbè, proviamo a ripulirla, magari vediamo se esce qualcosina, ma con i seri dubbi. È molto consumata. Molto, sì. Molto consumata, però non si sa mai. La mettiamo via. Sì. Oh. Intravede qualcosina, vedete qua? No, che bel castello, una moneta di dindondello. No, sapete che era una moneta. Consigliamo, quando c'è questo fango qua, di spogliarsi fuori da casa, che sennò la moglie direttamente sì, infatti, mi evapora. Perché è una rondella. È una bella, però. Bella. Di che epoca è? È una rondella rondelliana, vedete? Purtroppo. Sì, peccato. Dovete sapere che uno scava, sente suono, cosa sarà, non sarà. Oh, una moneta! La pulisci ed è una rondella. Un passo, se mio socio inquadra, un passo, fuori, così, appoggiata al terreno, messa lì, pronta. Per noi c'è un'altra moneta. Incredibile. Un po' sporca. Un po' consumata, forse. Adesso vediamo se riusciamo. La ripulita, tanto pulisco la rondella, tanto per capire che rondella è. È un po' troppo incrostata,
non riesco a capire cos'è. Questa cos'è, la top superficie? Sì, si è consumata. Grossa e grossa, vedete? È abbastanza grossa, può essere un Vittorio. Proveremo a casa a ripulirla e poi vi facciamo sapere se nell'eventualità viene fuori qualcosa di cosa si tratta. Vector point. Fatti caccia. L'hai tirato fuori, sai? Sì. Ecco. Ecco. Ecco qua. No. No. Che spiro! Porca paletta. No, aspetta, aspetta. Socio. Che colpo. Bello, ma che roba. Adesso a casa lo ripuliremo e vi diremo cos'è. Ragazzi, guardate che roba. Piccolino, piccolino, perché dovrebbe essere stato da ragazza o da donna. Non tanto vecchio, sembra. Che dite? Col pacetto. Anello, bello. Bello. Socio, bello. Io apro lo scrigno delle meraviglie. Prima volta l'anello così. Bello. Abbiamo scavicchiato. E tu hai visto, io non ho visto. Io ho visto una moneta che adesso... Gli occhiali, perché non vedo più niente, non vedo. No, porca ciuffa, mi tocca riprendere il pointer. Ho visto che era venuta fuori. Che la monetina abbia le gambe. Tu le vedi, io non vi ho visto. Eccola qua. Ah, vedi. Era una monetina, ma invece non era una monetina. Era una monetina e invece si è trasformata. Adesso vediamo in cosa. Suonare suona. Sì, alla fine di un cucchiaio o una linguetta di una bomba a mano. Che mi ha fregato perché è venuto fuori così, sembrava una monetina. Sì, infatti. Quindi, ma è bello così, perché tiri giù un po' di santi. Peccato. Perfetto. Cucchiaio. Andiamo avanti, via. Amici che ci seguite numerosi, mi raccomando, iscrivetevi, che a voi non costa nulla, a noi invece è di vitale importanza. Dobbiamo arrivare ai 1000 iscritti, siamo già a oltre 600. Grazie. Lo abbiamo fatto vedere il ritornamento che è qui sotto. Esatto, scavavamo perché ci sembrava niente di che. E invece, nel senso che vecchio è vecchio. Grande. Sembra un bottone enorme, un'asola. Però non lo so, non ho la più pallida idea di cosa sia. Un fregio di qualche mobile. Sono un po' stanchino. Allora, qua dentro c'era un segnale, lo abbiamo tirato fuori perché abbiamo già sentito dentro la buca. Ed è qui. Questo no. Se vede col point vicino. Serve, socio, perché il mio occhio di lince. Sì. Il mio occhio di lince. Vede che c'è qualcosa. E provvede. Cosa sarà? Speriamo che sia. Suona, già un buon segno. È un bottone. Un altro attenzione, bottone. Quello è un bottone. Grande, questo è un bottone più piccolo. Questo è un bottoncino. Quello era un bottoncione. Bello, però, Bello, ho già intravisto qualcosina. Fammi la voce fuori campo sbalordita. E questo è un bel ritrovamento, perché trattasi benché di un bottone. Questo è il dietro, vedete? C'è già un bel ricametto dietro, vedi? Sì. Questo è un bottone, ma guardate che spettacolo! Guardate che roba! Guardate che spettacolo di bottone! Molto bello. Questo deve essere il bottone di Garibaldi. No, scherzavo ovviamente, ma molto ben tenuto, Guardate che roba! Vecchietto, sì. Di ottima fattura. Sì, non è una cosa di contadini, di poverelli, sì. Ma di veramente... ottima fattura, coperta IVA 0,02. Se volete dare un IVA anche, IVA IT. Bello, dai, lo mettiamo nella scatolina. Oggi ritrovamenti, dai, oggi. Bello, impossibile. Gli è caduto per l'ennesima volta. Abbiamo trovato un altro bottone, vedete? Completamente liscio, questo qui. Sì, normale, semplice, però con la sua asoletta. Però l'altro bottone è molto bello, eh? L'altro è molto bello, abbiamo trovato. Con i fregi sia dentro che fuori, deve essere stato, sì, in una fattura, per un personaggio importante.
Questo invece di fattura molto liscia di un personaggio poco importante. Non importa che personaggio era praticamente. A un certo punto, tac, mi sono fermato perché qui. Ah, ecco qui. Guarda, c'è qualcosa. Non sì. sappiamo cos'è. Ok, una qui c'è una monetozza, bella grande anche questa, eh. Però la vogliamo tirar fuori con voi. Con voi. Ma che roba, ma che roba. Ma che roba, c'è un buco al centro. Eh no, questa è una moneta, ragazzi. Questa è una moneta. È un Vittorio Emanuele. È un Vittorino, sì, però di qua si vede la testa, però di qua non riusciamo a vedere quasi nulla. Insomma, abbiamo provato a ripulirla un pochettino, ma forse saranno 2 centesimi di Vittorio, dallo spessore anche che vediamo qua. Però un Vittorio sicuro. Grazie. Peccato, peccato, dai. Andiamo via. Allora, 2 monetine di Vittorio Emanuele, che questa che dicevamo che era un po' usurata, ci sembra lo stesso un 5 centesimi, vedete, è uguale. Sì, quindi misura, sì. Un paio di bottoni, uno bellissimo, che andremo a ripulire, poi ve lo mostriamo. Questo anellino, top, perché top anellino. E mezza monetina. Mezza monetina rotta, sì, e altre 2 monetine da pulire, vedere se esce qualcosa. Bei ritrovamenti anche oggi. Ingegnere? Sì. Amici follower, ma soprattutto amici, come sempre abbiamo finito anche oggi di spazzolare. Sì. 3 orettine. Sì. Trovato bei ritrovamenti, qualcosina di interessante. Una cosa importante che voi vi diciamo: iscrivetevi al canale. Esatto, anche se mettete un mi piace se vi piace il video. Esatto, non vi costa niente e a noi è molto 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 importante. Speriamo di arrivare presto ai 1000 iscritti. Senz'altro ci darete una mano, quindi arriveremo senz'altro ai 1000 iscritti in breve periodo, vero? E non ci resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo come al solito sempre alle domenica alle 13:30 su YouTube. Ciao! Ciao.